Bentornati amici di Army Magazine, questa settimana proviamo la TISAS ZIG M1 in calibro 9x19. Prima di proseguire con la prova, il consueto invito a iscrivervi ai nostri canali social, Facebook, Instagram e YouTube, per non perdere nessuna delle prove che faremo in futuro con cadenza settimanale. Abbiamo controllato che l'arma è scarica, non c'è il caricatore, non c'è colpo in canna. Ora procediamo con la misurazione del peso di sgancio dello scatto. Come tutte le 1911, lo scatto è in sola singola azione, quindi lo misuriamo agevolmente. Con una media di 5 misurazioni, il peso di sgancio dello scatto è di 2051 grammi. La ZIG M1 di TISAS è un'arma che già conosciamo perché l'abbiamo già provata nel calibro 45 ACP, che è quello classico del 1911. La provammo in quella comparativa che facemmo qualche mese fa e già allora eravamo rimasti favorevolmente colpiti dalle qualità di quest'arma. La declinazione nel calibro minore 9x19 mantiene le caratteristiche positive di quest'arma, quindi molto buona la qualità costruttiva, scelta dei materiali azzeccata e caratteristiche della 1911 praticamente inalterate. Quindi, riassumendo, abbiamo la classica sicura dorsale, guancette molto sottili con la possibilità di sostituirle con altre due in dotazione di serie, sicura ambidestra, quindi sia sulla destra che sulla sinistra, pulsante di leva di sgancio del carrello, dell'hold opel, pulsante di sgancio del caricatore di forma circolare molto classico. L'unica cosa che si stacca dalla linea classica è la conformazione del grilletto, che presenta questi tre fori e ha il punto di appoggio del dito rigato per essere più grippante. Passando al carrello, abbiamo intagli di presa anteriori e posteriori e tacchi di mira di quelle operative, quindi con punti bianchi per il tiro istintivo. In dotazione abbiamo due caricatori metallici, anch'essi classici, da 9 colpi. Curiosità, questi caricatori sono prodotti in Italia dalla MacGar. Adesso andiamo a vedere come spara l'Oklahoma Camp di Uboldo. Abbiamo utilizzato munizioni Selye Belot e Gecko, ottenendo velocità su tre misurazioni di 339 metri al secondo per le Selye Belot e 354 metri al secondo per le Gecko. Siamo tornati dall'Oklahoma Camp di Uboldo, dove abbiamo ricevuto una conferma delle qualità che avevamo a suo tempo provato con la ZIG M1. Nel calibro 9x19 ha il vantaggio di utilizzare una munizione meno potente rispetto al 45 ACP. Di conseguenza l'arma è più controllabile, più gestibile e molto più piacevole allo sparo. Passiamo ora alla pagella di Army Magazine partendo dalla voce ergonomia. Non possiamo dare altro che 5 punti su 5 perché l'ergonomia è quella della 1911 e già qui non dovremmo aggiungere altro perché la classica impugnatura che gli americani adorano ma che anche noi europei abbiamo imparato ad apprezzare. Passando alla voce precisione abbiamo 5 punti su 5 perché
L'abbiamo messa alla prova a una distanza di circa 20 metri e le rosate che abbiamo ottenuto sono più che soddisfacenti, sia con le munizioni Celebio Low, sia con le munizioni Gecko. Infine il rapporto qualità-prezzo merita 5 punti su 5 perché Origin, che importa le armi turche, Tisas è un'azienda turca, la propone in armeria a 739 euro, quindi una cifra decisamente competitiva per una pistola su foggia 1911 completamente in acciaio. Voto complessivo 5 punti su 5. È un'arma che ci è piaciuta molto, decisamente gradevole da usare e precisa, e la conformazione è quella del 1911, che da oltre un secolo affascina tiratori di ogni latitudine. Concludiamo con le nostre consuete raccomandazioni: non esistono armi scariche, proteggere sempre occhi e orecchie in poligono e dito lontano dal grilletto finché non avete intenzione di sparare. Ci vediamo alla prossima prova.